E siamo riusciti a catturare Lorenzo Zanetti nelle sue pause, nella sua preparazione, qui alla Motomarche Visenzi, dove è un amico affezionato. Lorenzo Zanetti, uno dei piloti più in vista della scena mondiale, lo scorso anno in Superbike, quest'anno in Supersport, con un team di tutto rispetto. Allora, un team che ti ha accolto dopo la bella stagione lo scorso anno nella grossa, nella Superbike, ti ha accolto nella Supersport con una moto di tutto rispetto. Ci vuoi dire di cosa si tratta? Sì, sono arrivato in Supersport dopo un anno in Superbike. Tanti mi hanno detto: beh, fai il passo indietro, 600, ma cioè, quando ti capitano queste occasioni, quando ti chiama la Honda e ti propone il contratto diretto con la casa, secondo me non è un passo indietro, ma quando entri in una squadra ufficiale tu sei sempre messo in condizione perlomeno di lottare non nella top 10 ma nella top 5, che è quello che stiamo cercando di fare. Allora, raccontaci un po' di questa moto, di questa Honda. Spiegaci un po' di che Honda si tratta. Innanzitutto sono arrivato sulle 600, che per me era una categoria praticamente nuova, tolto che ho corso una mezza stagione nell'italiano, quindi un po' di fatica nell'adattamento l'ho fatta e la faccio ancora per certi versi, perché secondo me sono più pilota da 1000 come per stile di guida. Però comunque ci sto arrivando, la moto va molto forte, come motore siamo tra le più potenti. Forse siamo un filino indietro a livello di elettronica, ma ci stiamo lavorando. Comunque sono supportato dalla Honda, da un dei team, non da uno, dal team più titolato in Supersport, anche se i tempi cambiano, però comunque è sempre uno dei massimi team a livello altissimo. Quindi siamo sempre lì, cerchiamo di colmare il gap e lottare per un podio ancora da qua a fine stagione. E con Monza sul podio, una grande soddisfazione, e poi tante gare lì a ridosso dei primi. È una categoria estremamente competitiva la Supersport. Molto competitiva, tanti piloti forti, tra cui Sofolgo, che è 3 volte campione del mondo, Fauré, che è stato campione del mondo, Loves, che quest'anno è molto molto forte, quindi tanti piloti e anche squadre, perché siamo Honda ufficiale, 2 team Kawasaki, MV, Augusta, quindi Yamaha, quindi insomma siamo già in 10 piloti, sono molto ufficiali, quindi è molto difficile, non si può perdere tempo anche nelle prove, perché siamo tutti molto vicini come tempi. E quindi c'è da tenere duro e lottare, dare sempre il massimo in tutte le prove. Ecco, vogliamo fare un piccolo focus su questa categoria, la 600 Supersport. Magari gli appassionati sanno esattamente di cosa si tratta di 600 prese dalla produzione statale ed elaborate con una grandissima, diciamo, un grosso travaso tecnico. Ma a livello di prestazione assoluta, giusto per fare un riferimento con la Moto 2, di cui voi avete praticamente gli stessi motori, mi sa, ma andate forse più veloce voi? In particolare sì, io, perché poi la Moto 2 utilizzano tutti i motori Honda che derivano dalla CBR 600 RR, che è quella che uso io in gara, ma appunto noi non avendo vincoli di motori abbiamo un vincolo di 8 motori in una stagione, ma praticamente riusciamo a fare alla grande. Invece la Moto2, per contenere i costi, tengono motori praticamente molto simili alla serie, quindi vanno più veloci le nostre. Poi vabbè, c'è una serie di componentistiche o gomme, che quindi è difficile fare il paragone, però giriamo praticamente simili, se non più veloci noi. Quindi un grande spettacolo. Bene, facciamo invece un focus su un'altra realtà, che è quella del pilota di velocità, che da quello che si dice sta poco in moto. Allora, dove si fa la preparazione? Beh, fortunatamente, appunto, come dicevamo prima, essendo una squadra comunque Honda, supportati, facciamo anche più test di altri, però effettivamente in moto si sta poco, molto poco, per come piace a me guidare. Però sai, dopo un pilota, circa, siccome siamo bene o male tutti su questo livello, che andiamo poco in moto, ti alleni al di fuori, palestra, bicicletta, motocross, insomma, quindi fondamentalmente ti alleni tutti i giorni, ma più per tenere il fisico che di tecnica su una moto vera e propria. Penso che staccare non so quante volte al giro da 280 a 80 all'ora per fare una curva ci vuole una grande preparazione, ci vuole fiato. Sì, anche perché adesso tutti i piloti giovani, se veniamo tutti da una, non è più la mentalità di 20 anni fa, dove il pilota fumava la sigaretta e beveva la birra. Adesso siamo quasi tutti praticamente atleti, e quindi tutti con una certa mentalità, una scuola di pensiero dove si allenano tutti, quindi devi sempre essere in forma e al top, tant'è che poi i piloti che durano fino a 40 anni erano in primis nella vita dei grandi sportivi, come appunto è stato Biaggi, come lo è Ceca, quindi insomma i grandi campioni sono anche nella vita di tutti i giorni.
Quindi sempre più un pilota motociclista atleta e non più invece magari genio e sregolatezza come ci hanno abituato tanti piloti del passato. Bene, lo scorso anno in Superbike, una bella stagione, sempre con gli occhi puntati addosso, perché logicamente dopo tanti anni di Mondiale 125 ti sei fatta una fama e anche un'ottima stima nel mondo delle due ruote. Cosa ricordi di questa bella stagione? Beh, sicuramente l'arrivo nel Superbike nella massima categoria delle derivate di serie è stato un passo importante per la mia carriera, perché comunque anche un coronamento di un mezzo sogno, perché ovviamente arrivare lì è molto importante, però ti fa comunque capire che non si è mai arrivati, bisogna sempre dare il massimo, specialmente in questi periodi dove è difficile sempre trovare una sistemazione buona. Però fortunatamente in questi anni ho avuto la possibilità di dimostrare il mio valore e riuscire a stare in squadre di ottimo livello, e quindi questo si semplifica insomma anche le cose, perché quando ovviamente noi, avendo un partner, se la moto è competitiva ti permette anche di stare davanti e metterti in luce. Quindi grande soddisfazione con le derivate di serie, un grande divertimento in gara, forse magari qualcuno snoba le derivate di serie, ma io sono un grandissimo tifoso di questa moto perché sono moto vere, sono gare verissime, ce lo puoi confermare. Sì, ma penso che il vero appassionato di moto, è come ero io, anche quando correvo in GP, guardava la Superbike e le derivate. Adesso poi, sai, ci hanno anche giocato sul fattore mediatico, ma adesso che sono tutte sotto lo stesso gruppo, stanno valorizzando tutte e due, e ovviamente prendono forse due tipologie di spettatori diversi, ma la nostra è molto competitiva, affascinante, ma anche proprio come si avvicina al pubblico, perché l'appassionato può venire il giovedì, innanzitutto è gratuito l'ingresso nel paddock, nelle gare italiane. È molto più a contatto col pilota, ci sono sessioni di autografi, è molto tutto più easy, aperto, quindi uno può veramente venire a vedere anche come si vive dentro. Esatto, quindi questo è un aspetto penso importantissimo per l'appassionato, oltre anche che a noi fa piacere, perché avere il calore del pubblico è bello. E chiaramente è il più grande riconoscimento. Ringraziamo Lorenzo Zanetti, non lo tratteniamo oltre, ma l'invito ancora di venirci a raccontare le gare così viste dal di dentro, come possono essere quelle della Super Sport, di cui lui è un grande protagonista. Grazie e un in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Crepi, grazie a voi. Ciao.